Possiamo? Perfetto. Buon pomeriggio dal Palamasotti d'Oderzo, buona giornata a tutti gli amici sportivi. Arriviamo proprio quasi a fila di fischio di inizio. Ho avuto qualche problema tecnico per questa quarta giornata, il primo match della quarta giornata della Serie A Beretta femminile in programma qui al Palamasotti di Oderzo. Abbiamo la Mechanic System Oderzo che ospita le Guerriere Malo. Velocemente andiamo con la presentazione delle squadre. In questo momento c'è già il fischio d'inizio. Facciamo subito la presentazione degli arbitri che arrivano dalla sezione di Sassari: Carmen Onnis e Pepe Andrea Alejandra. Il Guerriere Malo scendono in campo con Chiara Bernardello numero 27, Giovanna Bisevac 18, Valentina Campagnolo 19, la capitana Giorgia Dalle Fusine numero 7, numero 10 Vanessa De Zen, Yvonne Diugerova con numero 16, Francesca Faccin 14, Ilaria Lain col 15, la vice capitano Erika Losco col numero 8, Sara Maestrello numero 20, Savica Mirchichi numero 6, Ariana Peruzzo col numero 9, Marta Pozzer 22 col 17, Anna Pozzer col 13, Nemaka Melanie Young e infine col numero 90 Giulia Zamboni. In questo momento è proprio le Guerriere Malo che stanno operando la prima fase d'attacco. La prima fase d'attacco va in rete col numero 22 Marta Pozzer. Andiamo a questo punto con la presentazione del Mechanic System Oderzo. Abbiamo appena assistito come Arasai Duran sia andata al tiro, sia stata murata. La risposta molto scontata delle Guerriere Malo con un veloce contropiede di Erika Losco, la vice capitano, che ha infilato la seconda rete del match, 1 minuto e 30. Nel frattempo qui a fianco a me ho anche Andrea Regallin che con me commenterà questa fase d'incontro, ma darò la linea a lui subito dopo che andremo con la presentare la formazione del Mechanic System. Mentre Giorgio Di Pietro ha sbagliato la sua conclusione al tiro, veloce ripartenza del Malo che questa volta sbaglia la conclusione dalla fascia sinistra dal numero 8 di prima, Erika Losco. Dicevamo, presentiamo velocemente la Mechanic System Oderzo con il numero 27 Chiara Bernardelle, con il numero 27 Martina Biondo, col numero 5 Arianna Brunetti, col numero 11 Eleonora Colloredo, col numero 13 Eleonora Costa, col 9 Giorgia Di Pietro, Noemi Di Palma col 14, mentre un rigore trasformato da Arasai Duran accorcia le distanze la Mechanic System. Col 44 la seconda portiera dell'Oderzo Elena Feletta, col numero 12 la capitano Barbara Meneghin tra i pali, col numero 16 Ivana Giulia Moro, col numero 7 Oyeswolda Tina, col 33 Alessandra Paraschiva, col 17 Martina Pizzotto, col 15 Beatrice Pugliara, numero 8 Mira Radice e la 34 Francesca Traini, in panchina Alessandro Cavallaro. Fatte le presentazioni, possiamo a questo punto introdurre il mio ospite che ci accompagnerà nel commento di questo primo incontro della quarta giornata. Torno a ripetere, Mechanic System con le Guerriere Malo, risultato con le Guerriere in vantaggio 2-1, la conclusione in elevazione da parte del numero 6 Savica Mirchi, parata facilmente da Meneghin. Allora, vediamo un attimo di identificare soprattutto queste Guerriere Malo che arrivano qui a Oderzo dopo due vittorie e una sconfitta abbastanza inaspettata, quella del turno precedente il 26 settembre in casa ad opera del Lino. Il punto sul Malo lo facciamo di questa squadra ospite con Andrea Regallin. Buona giornata a te. Sì, buon pomeriggio. Malo... Sì, scusate, Malo viene da una sconfitta, anche se ha
Stupito in parte la partenza forte in campionato con le prime due vittorie, soprattutto quella a Ferrara di una rete voluta fino all'ultimo secondo. Intanto Duran va ad impattare sul 2-2 e sorprende un po' la sconfitta con Leno, anche se figlia di alcune defiance, l'assenza di Lain, il terzino destro che oggi gioca all'ala destra, e anche una giornata non particolarmente felice della Macedonia e Marchichi, hanno fatto sì che Maglio non riuscisse mai a recuperare una gara contro Leno, una diretta avversaria probabilmente per la salvezza. Grazie di questa presentazione, è stato opportuno fare il quadro della situazione, visto che noi abbiamo sempre presentato la Mechanic System, ci mancava fare il quadro con il Malo, visto che è tuo conterranea, per cui meglio di te non poteva essere rappresentante di... il punteggio, sì, è vero. Allora, aggiorniamo il punteggio quando siamo... Perfetto, allora riprendiamo dove ci siamo lasciati con quasi 6 minuti di gioco, Malo in attacco con questa conclusione del numero 7 dalle fusine, spinta all'ultimo momento del tiro, il tiro parato dalla Meneghin, parata da quest'altra parte del portiere del Malo che pronta a ripartire con dalle fusine ancora. Puzzer centrale, smista il pallone, giro palla del Malo, un attimo di soprattutto rallentamento del gioco, hanno bisogno un attimo di rafforzare un attimo. Avevano bisogno un attimo di ordinare le idee, bella anche questa ispirazione sulla numero 22, il pivot Marta Pozzer. E dall'altra parte risponde l'incursione della Colloredo che porta due le lunghezze del Mechanic System sul Malo, ora conduce 4-0, un parziale di 4 reti della Mechanic System, ribalta completamente il risultato in questi primi 7 minuti. Andrea, partenza buona del Malo e poi dopo numerosi errori che la Mechanic System ha commesso soprattutto in fase di rifinitura è riuscita a recuperare completamente il risultato. Vediamo, peccato per questa conclusione, c'è stato un fischio di invasione di campo, dunque riparte velocemente Oderzo con Duran, scarica sulla fascia sinistra, sulla Costa, riparte il pallone centrale con Di Pietro, Tina con Duran sul terzino sinistro, ancora Giorgio Di Pietro centrale, cerca un attimo di lanciare, soprattutto si sta muovendo la Costa, eccola qui che riceve, cerca di partire e lanciare la Duran, Di Pietro sotto mano, debole, finisce fuori di poco, dunque scampato pericolo per il Malo. Sì, vediamo adesso fallo. Diciamo che all'inizio Oderzo è stato un attimo sorpresa dalla velocità delle ripartenze di Malo, ma poi ha preso le misure su queste soluzioni. Malo ha commesso qualche errore al tiro adesso e di forzature, e Oderzo ne sta approfittando, sta controllando bene con Meneghin sicura tra i pali e ripartenze veloci. E questo è il terzo gol di Colloredo in ripartenza. E diciamo che su questo tiro, nonostante Yvonne Giugerova tra i porti sia stata molto brava a intuire il tiro, riuscita in qualche maniera anche a toccare, ma non è stato sufficiente a ribattere la conclusione della Colloredo. Diciamo che finora il portiere del Malo si è ben comportato in questo primo frangente di 9 minuti di gioco, ha soprattutto
ridotto il passivo, riparte la Mechanic System. Duran cerca di lanciare la costa, lato sinistro, infila a fil di palo, 6-2 in questo. E a questo punto Diego Minin ha bisogno di parlare con le ragazze e le richiama per questo primo time out dell'incontro, che arriva dopo 9 minuti e 24 secondi di gioco, per cui possiamo solamente riassumere finora la concretezza della Mechanic System in questi primi 9 minuti. Sì, Oderzo sta approfittando di questi errori in fase offensiva di Malo e con ripartenze veloci sta giocando la palla a mano che ama fare Malo e con questo ha creato un break 6-0 che ha costretto chiaramente Menin al time out. Credo dovrà... facili ripartenze Oderzo e forse anche impedire l'uscita veloce della palla dal portiere al primo ricevitore che spesso è Duran o Di Pietro. Diciamo che le conclusioni errate in porta dell'Oderzo sulla Mechanic System sono state lo scotto da pagare per il Malo, perché poi si è ritrovato a gestire questi contropiedi veloci. E vediamo adesso andremo a vedere come Menin sarà intervenuto, soprattutto questo che forse è il momento più delicato della sua squadra, queste ripartenze con cui la Mechanic System rimette la palla in gioco. 9 minuti e 30 di gioco, 6-2 questo il parziale, con il Malo, come abbiamo detto, ha avuto modo di iniziare bene con due reti subito e poi la Mechanic System a recuperare con questo parziale a questo punto. Però ancora una volta torniamo a ripetere con la veloce ripartenza dalla porta, pallone finisce la Pugliara che deposita in rete per il 7-2. Sì, sulla falsa riga dei gol precedenti. Noto che Malo oggi opta per una formazione diversa rispetto alle prime tre giornate, spostando dalle Fusine a terzino destro e Lain all'ala destra, anche per un problema al ginocchio che ha Lain. Mentre in cabina di regia aveva iniziato Faccin, ora c'è Pozzer Anna, entrambi 19 anni. Ricordiamo che Malo, salvo tre elementi, hanno tutte giocatrici sotto i 21 anni. La classica scuola di pallamano vicentina, quella che ti alleva soprattutto grosse speranze, e vediamo come sta raccogliendo i risultati con queste due giovanissime che sono in prima squadra. Fallo sulla Coloredo, si riparte con 9 metri a favore dell'Oderzo, Duran che gestisce palla, Duran cerca di andare al tiro direttamente, fa tutto da sola, si gira, però non sorprende il portiere del Malo che è pronta, veloce ripartenza, finalmente dopo 8 minuti torna in rete il Malo con la sua terza rete e lo fa ancora con la numero 8. Esattamente abbiamo la vice capitano, la Erika Losco. Ecco qui, Mechanic System. Però la norvegese Oyesvold fa vedere il suo mancino, il suo tiro mancino che spiazza completamente Yvonne Gigorova tra i pali. Malo non si fa attendere la risposta della numero 6. La savica Mirchichi è pronta ancora risposta della Mechanic System. Si gioca punto a punto questo frangente. In qualche maniera il Malo evidentemente ha trovato la maniera di rispondere, però ancora pesa il passivo accumulato
nei minuti precedenti. Il Guerriere Malo stanno a ruote in questo momento alla Mechanic System 9-4, anche qui bella la conclusione sempre del terzino sinistro, la Savica Mirchi, però questa volta non si fa sorprendere Barbara Meneghin che riesce a deviare. Ripartenza del Malo con questo invito, però purtroppo sul lato destro mette un piede in fallo Ilaria Lain e scivola, per cui svanisce così questa ripartenza del Malo. Ancora conta molto la freschezza di queste giovani giocatrici madrensi, no? Sì, nelle gare precedenti hanno dimostrato di avere, seppur non una panchina lunghissima come qualità, hanno sicuramente fiato per giocare al massimo i 60 minuti e per lottare fino alla fine, quindi non darei mai per scontato il risultato contro Malo. Combatte la Coloredo in quella posizione di pivot, riesce in qualche maniera a tenere possesso palla, fallo per Oderzo, la Pugliara, la Hoyerswold salta bloccata tra due giocatrici che si stringono a sandwich, esattamente la Savica Mirkic e la vicecapitano Erika Losco. Fallo a favore ribattuto con veloce rimessa in gioco della parte della Mechanic System. Cerca di fare tutto la Duran, quest'oggi evidentemente non è ispirata la Arasai Duran, ha già commesso il terzo errore in fase di rifinitura, in fase di tiro. Sì, può essere, anche se la partita è lunga e da Ara mi aspetto da un momento all'altro che ritrovi confidenza col gol. Sto notando un gioco diverso rispetto alle gare precedenti da parte di Oderzo, con una palla che corre molto di più e un coinvolgimento più in movimento dei terzini. Infatti ne sta beneficiando la norvegese soprattutto, e anche questa bellissima, bellissima azione, questa in velocità scalata, assolutamente frutto del movimento dei terzini. Questa volta non ha funzionato, ho visto nell'azione precedente il Malo aveva cercato di difendere una 5-1 che cercava di disturbare a turno o la Dura o la Di Pietro, questa volta ha scelto la 6-0 che alla fine ha portato alla Mechanic System una più facile gestione della palla. Coloredo veloce e attenzione. 2 minuti per la centrale del Malo. Anna Pozzer ha commesso fallo proprio nel momento in cui la Coloredo stava andando al tiro. Siamo al 15° e 23 secondi, siamo più o meno a metà gara e la Mechanic System sta conducendo agevolmente in questo momento con 11 reti a 4 del Malo. Il Malo da circa 4 minuti fermo con il punteggio sulle 4 reti. Sì, Menin in prepartita dichiarava appunto che se riusciva a tenere il punteggio basso poteva giocarsi qualcosa. Effettivamente 11 reti subiti in un quarto di gara, una proiezione di 44 a fine gara, sono effettivamente un po' tante, dovute molto alle ripartenze di Oderzo. Ripartenze e anche errori gratuiti come in questo caso. Dallefusina ha cercato di beccare la terzino destro, anzi l'ala destra, ma il passaggio era praticamente inarrivabile e il pallone si è perso sul fondo. Tutto questo agevola. Abbiamo appena detto della Rasaidura, eccola la risposta che ci ha dato. Non si è fatta attendere come previsto. Ecco qui, la vediamo nel nostro replay, preciso. Tiro anche molto qui basso. Giocata veloce, scalata veloce, ha trovato possibilità di andare al tiro con un muro non ancora in posizione, quindi facilitata a trovare il gol sul primo palo. Bene, cerca di fare tutto da sola la Giorgia Dallefusina, purtroppo è fermata dal fischio dell'arbitro.
prova, sfortuna anche da questo lato, purtroppo non ha buon esito la conclusione della Chiara Bernardel, il pallone finisce a fil di palo della porta difesa dalla Barbara Meneghin, dunque si perde così questa occasione per il Malo. Bella questa passaggio no look della Giorgio Di Pietro della Coloredo, che manco se l'aspettava, e qui errore in fase offensiva. Pronta il riscatto della Mechanic System, che con la numero 5, la Arianna Brunetti, carpisce il pallone e lo fa proprio, rimette in gioco la Mechanic System. Arasai Duran centrale, in questo momento Colloredo esce, Tina Oyerswold gestisce palla, Di Pietro pronta a lanciare la Duran, che il pallone no, finisce nelle mani del Malo, che riparte e alla fine è proprio la capitano del Malo, Giorgia Dalle Fusine, che deposita la rete numero 5 su questo errore di intesa tra Duran e Giorgia Di Pietro. Sì, diciamo che c'era anche un mezzo fallo, poi si può fischiare o no, però diciamo che l'errore è stato un po' forzato dal contatto con l'avversario. Ecco qui che Malo finalmente ha cambiato difesa, e si vedono gli effetti, questa 5-1 dà fastidio alla Mechanic System. Credo fosse necessario un cambio difensivo, in realtà sono schierati ancora in 6-0, ma con un'uscita più profonda di Losco a disturbare il giro di palla di Oderzo, che in questo momento a difesa schierata sta facendo la differenza. Diciamo che proprio questa mossa può essere, a questo punto è arrivato giusto il time out di Cavallaro, che dovrà cercare di modificare questo giro palla che in queste ultime due occasioni è stato perfettamente interrotto dalle guerriere Malo, e dalla loro ripartenza ci sono state, come abbiamo visto, ecco qui nel nostro replay, la rete del 5 e poi della sesta rete delle guerriere Malo. Dunque hanno trovato il chiavistello per aprire proprio l'attacco della Mechanic System, e hanno trovato così Diego Menì la risposta da dare. Vediamo Cavallaro cosa riuscirà a riproporci per cercare naturalmente di ovviare a questo meccanismo introdotto in fase difensiva da parte delle guerriere Malo. Sì, credo vedremo un po' più di penetrazione dei terzini e ricerca del pivot in queste occasioni in cui il difensore di Malo esce. Sguardo al tempo, sono esattamente 19 minuti e 2 secondi il tempo trascorso di questo primo tempo, con il punteggio che vede la Mechanic System condurre 12 reti a 5 sul guerriere Malo. Pronto la ripartenza del gioco. Duran, l'ultima rete è stata tolta evidentemente, per quello che annullata l'ultima rete del Malo. Duran non può passare. Costa, Duran, Oyerswold sotto mano, Mancina passa a fil di palo. Sì, vediamo un Oswald completamente diversa rispetto alle gare precedenti, evidentemente si sta capendo i meccanismi di gioco che vuole Cavallaro, e la squadra ne sta beneficiando, perché siamo pericolosi sia su entrambi i lati. Palla in gestione guerriere Malo, fa tutto bene la numero 6, Savica Mirchi, palleggia, elevazione e tiro preciso, non altrettanto in questo caso il tiro della Oyerswold è stato proprio seguito, proprio lo sguardo l'ha proprio seguito il tiro, è andato proprio a intercettarlo
sul 7 della porta, molto brava in questa occasione Yvonne Djurgerova del portiere del Malo. E qui bella la risposta del capitano Giorgia dalle Fusine. Sì, adesso Malo è tornato in un assetto un po' più consono rispetto anche alle gare precedenti, con dalle Fusine al centro e in cabina di regia, e decisamente sono più efficaci con l'Usco a terzino adesso. L'Usco è un jolly di cui non diciamo l'età, ma diciamo che ne ha 25 sul campo. Giro palla meccanica, lasciano fare alla Oyeswold, che in questo con questa finta è riuscita praticamente a trovare il varco e fare partire al proprio braccio sinistro, che ha infilato la porta delle Guerriere Malo per fissare il punteggio 14-7. Dunque Guerriere Malo doppiate nel punteggio quando siamo a 9 minuti al termine. C'è questo errore di controllo palla, ne approfitto alla Mechanic System. Brunetti, il tiro era stato indovinato da parte del portiere estremo difensore del Malo, ma il tiro un po' troppo forte, non è stato in grado di respingerlo, il pallone è carambolato in rete per la 15ª rete. Vediamo a questo punto se le Guerriere riescono a gestire il pallone. Malamente il pallone finisce alto e sul fondo, ne approfitta la Meccanica, veloce ripartenza. Ecco qui Eleonora Costa non perdona per il 16-7. Due errori e sono stati pagati nella maniera peggiore per le Guerriere Malo. Sì, Oderzo oggi è cinico e spietato. Oggi non permette, non perdona nessun errore a Malo, costruendo poi veloci ripartenze. Io credo saremo al 7º-8º gol in seconda fase. Guerriere Malo, questa, si affidano sempre alla bella. Il tiro era indovinato, doveva andare sul 7, molto brava però a questo punto Barbara Menechin a togliere il pallone proprio dall'angolo della sua porta. Ha seguito molto bene il movimento della capitana delle Guerriere e dunque a sventare questo tiro all'interno del specchio della sua porta. Palla da gestire Mechanic System, Oyeswold fa tutta da sola il tiro e da quella distanza dà la possibilità alla Djurgerova di seguire il pallone e farsi trovare pronta a respingerlo. Riparte il Malo e questa volta anche da quella parte non si passa, anche se c'è invasione. No, piede di Ara. Sulla ribattuta di Meneghin, Ara ha toccato la palla col piede e Malo ha provato a sorprendere con una battuta veloce, ma non è andata a segno. Due occasioni nel giro di pochi secondi per realizzare alle Guerriere Malo e entrambe sono state così veloce. Perde palla la Giorgia Di Pietro, riparte Malo e la vice capitano Erika Losco deposita. Molto bello il movimento in volo, elegante anche quello che lei riesce a fare. Sì, lei è, ripeto, è giocatrice jolly perché può giocare in ogni ruolo e di grande agilità e anche di esperienza. Per lei non è il primo anno di A1, al contrario di tutte le altre giocatrici di Malo. Ecco qui la Losco che riceve il pallone, bella questo passaggio per trovare smarcata la numero 13, la Niemanka. Young. 18 anni. Però le promesse del Malo si vedono che crescono, si vedono che... Sì. Diego Menin fa un buon lavoro. Duran
È il terzo tentativo, due parate e questa volta ci pensa il palo a respingere questa sua conclusione. Malo. Ancora una volta si fa trovare pronta la Young e questa volta fischio dell'arbitro decreta un rigore a favore delle guerriere Malo, a cui si appresta la trasformazione. La Savica Mirchi. Non sbaglio. Per portare il risultato in doppia cifra per il guerriere Malo, 16 a 10, ridotto a 6 il distacco. È mancata questa intesa di Pietro, cerca di resistere, prova il sottomano. L'ultimo tocco sono delle guerriere Malo. Ancora la Duran centrale a gestire palla. Di Pietro, terzino sinistro. Costa, prova a saltare. Non ce la fa, ma su di lei viene commesso fallo. E dunque la Duran si appresta alla trasformazione, Menin opta per il cambio portiere, esce la Giul Gerova, al suo posto la Zambon. 17 anni. Posso essere preciso perché conosco bene queste ragazze avendole allenate per parecchi anni. Però aveva indovinato il tiro, il palo, molto brava la Duran che l'ha tirata a fil di palo questo rigore. Siamo ormai a 3 minuti del termine, 7 le reti che distaccano la Mechanic System alle guerriere Malo, con il loro girapalla, Losco, terzino destro, prova a entrare, cerca di ispirare. Losco ancora, delle fusine, Mirchi, delle fusine, attenzione al passivo, Losco palleggia dalle fusine, attenzione, palo in pieno, purtroppo è sfortunata questo rimpallo, gli arriva proprio tra le mani al maestrello e non ha la freddezza per spostare la... Fischio, cioè, corretto, il difensore Ilaria non era ferma, è andata a contatto con Eleonora che con esperienza, anche se è guadagnata il penalty. Chiara puntualmente trasforma di forza e precisione. 18 a 10, c'è bisogno proprio anche della fine del primo tempo per cercare in spogliatoio di assemblare e rimettere a posto le idee e cercare di avere di nuovo mente lucida, come vediamo anche gli errori in certi passaggi. Cercano nuovamente di andare sul lato destro la guerriere Malo, ma il tiro della Gisolova si spegne, della 15, il numero 15 della Lein. Sì, ancora una volta un errore al tiro di Malo ha portato a una veloce ripartenza di Oderzo con Costa. Per cercare di far gestire questi ultimi secondi, il tiro molto potente della Marchili che va a carezzare il palo e a smuovere il punteggio delle guerriere Malo, 19-11. Finalmente il tiro della Mirchi che si tramuta in questa rete importante, in questa pochi secondi dalla fine del primo tempo.
Sì, le reti della Macedone sono fondamentali per Malo. Infatti nelle prime due giornate è stata capocannoniere del campionato. So che ha un problemino alla spalla che stanno curando e evidentemente le sta dando un po' fastidio. La Mechanic System ha cercato di gestire il possesso palla per andare al tiro sul filo della sirena, non c'è riuscita e dunque si interrompe qui questo primo tempo con la Mechanic System che conduce 19 a 11, squadre a riposo e noi ci sentiamo naturalmente al rientro delle formazioni. Un veloce così commento di questo primo tempo, un Malo che sperava di gestire la partita in maniera diversa, soprattutto per come si era messo nei secondi iniziali, poi la pronta risposta della Mechanic System e poi la difesa con la Losco con la marcatura diretta sui terzini è stata fatta un po' troppo tardi. Ma non so, è stata una mossa, credo, giusta, ma Oderzo ha l'esperienza per ovviare a queste mosse. Credo appunto che Malo voleva, nelle idee di Malo era tenere il punteggio basso, 11 gol segnati a Oderzo non sono comunque un di cui almeno metà in ripartenza. Stanno un po' condannando Malo. Perfetto, allora grazie intanto a Andrea Regalin. Ci fermiamo qui per questo nostro primo commento, per questo primo tempo. Ci risentiamo tra circa 8 minuti. Grazie dell'attenzione, a tra poco.
22-16, è stato un buon momento del Malo che purtroppo adesso gioca in doppia inferiorità numerica. L'Oscar cerca di è importante far passare i secondi. L'Oscar ancora, vediamo se va alla conclusione. E approfitta Menin di richiamare le ragazze per poter gestire questa fase critica con la doppia esclusione e soprattutto cercare di finalizzare questa azione che si trovano a gestire in fase offensiva. Non è facile superare la difesa della Mechanic System ben schierata e soprattutto essere in inferiorità numerica mancando due giocatrici. Sì, credo chiamata perfetta di time out. In questo modo può gestire questa azione e anche allungarla un po', perché gli arbitri non chiameranno subito gioco passivo, quindi riuscirà a rubare qualche secondo e poi magari anche a costruire un buon tiro, nell'attesa che rientrino le due escluse. 6 minuti e 54 secondi di gioco con la Mechanic System che conduce 22-16, sono 6 le reti di vantaggio. È stato un momento in cui le guerriere Malo sono rientrate dallo spogliatoio e sono riuscite a battere punto su punto la Mechanic System e anzi ridurre lo svantaggio. Vediamo come sapranno far trascorrere il tempo dalle fusine. L'Osco, il maestrello qui sulla fase sinistra, ancora l'Osco molto alta dalle fusine, la marcatura molto alta della Mechanic System, attenzione al passivo dalle fusine, non riesce ad arrivare il pallone dall'altra parte, veloce ripartenza della Coloredo e ancora una volta sfortunata la Diugerova, era sulla palla, il pallone ribatte sulla spalla e finisce in rete. Dunque approfitta di questo momento la Mechanic System soprattutto per aumentare il divario 24-16. Attenzione, tra poco scadono i primi due minuti di sospensione, anzi è già rientrato, eccola qui che arriva, cerca di fare bellissimo questo tiro al volo, però non riesce ad arrivare al momento fatidico e da quest'altra parte ancora una volta Coloredo non perdona e entra chiaramente a infilarsi, resta a terra però la Lain, evidentemente il colpo a terra è stato abbastanza pesante, l'abbiamo sentito fin qui, per cui non serve, se non sbaglio, l'arrivo del medico, dovrebbe rialzarsi senza grossi problemi. Vediamo un attimo, si riprende, sì, da sola, per cui non c'è bisogno del supporto medico. Punteggio rimane con 9 reti, queste doppie esclusioni sono costate molto al Malo, in modo tale che la Mechanic System ha materializzato al massimo, allungando di 3 il vantaggio sulle vicentine. Sì, grosse proteste del coach maladense, adesso ammonito, ma mi sento di condividere in parte i suoi dubbi su quello che poteva essere un fallo sulla in, che difficilmente sarebbe caduta in quel modo senza essere stata toccata. Poi gli arbitri hanno lasciato correre e Oderzo in contropiede ne ha approfittato. Ed ecco che sono tornati tutti gli effettivi del Guerriere Malo, vediamo se con il rientro di tutti gli effettivi è in fase di offensiva. Attenzione, c'è questo fallo sulla numero 10, la Vanessa Dezen, Mirchichi dalle fusine, Losco, Lain, fa tutto da sola. Il pallone ribattuto con le gambe dalla Meneghin finisce proprio tra le mani della
Mechanic System, Di Pietro, Duran, Di Pietro non arriva a raggiungere la chiusura con la Oyeswold, dunque può riprendere il possesso. Difesa in area. Lascia il dubbio anche questo, se posso permettermi, nel senso che poteva probabilmente Leonora, sì, Leonora è finita in area dopo il contatto. A mio avviso era sfondamento, comunque dai, diciamo che compensa un po' il forse errore di prima. Va bene, Mirchichi trasforma. 8 sono ora le reti che separano le padrone di casa, Mechanic System con le ospiti, Guerriere Mano, Mirchichi trasforma la rete numero 17, dunque Malo ancora spera in un possibile recupero, Oyeswold, Di Pietro, il tiro finisce fuori, per veloce ripartenza, eccola qui, finisce, no, doveva trasformarla questo pallone, la numero, e di qua la meccanica non perdona. Assolutamente, bella giocata di Pugliara che evita il difensore con un cambio di direzione verso l'esterno e trasforma sotto le gambe del portiere. Era fondamentale questa azione precedente, quella del Guerriere Malo con la Losco che si è mangiato questo tiro a tu per tu con la Medellin, che è stata monumentale nella sua uscita, che praticamente ha respinto questa conclusione ravvicinata, e dunque la veloce ripartenza del Mechanic System non ha dato scampo alle ospiti. Duran, Di Pietro, Oyeswold, ancora Duran, Di Pietro, il giro palla tra queste ragazze, Di Pietro, Oyeswold, il tiro indovinato e pronta la difesa, ecco qui la ripartenza veloce, contropiede, vediamo se questa volta non sbaglia, non si fa perdonare l'errore di prima, la vice capitano Erika Losco, dunque meno 8 le reti separano le ospiti Guerriere Mano con le padrone di casa Mechanic System, 26-18, mentre nel frattempo sono scorsi 11 minuti 48 di gioco delle riprese, una ripresa giocata ad alti ritmi. Sì, in realtà trovo Oderzo in controllo della gara, che nei primi minuti, bellissimo, bellissimo passaggio di Pietro, e questo era 7 metri, perché non può essere altro che rigore, ma concedono solo i 9 metri. Dicevo, Oderzo comunque in controllo, ha rischiato qualcosina all'inizio ripresa con Malo a meno 5, ma ora è abbastanza in controllo. Passi di Oyeswold. Vediamo se... Ecco, ci stiamo muovendo un po' meno in attacco rispetto al primo tempo, forse un po' appagati, un po' comunque, ripeto, in controllo della gara. Grande foga della Colloredo che va a bloccare sul nascere l'azione della Losco, 9 metri dalle... Bella anche questa intuizione, però purtroppo il tiro troppo alto finisce a perdersi sul fondo, per cui si spegne così questa azione offensiva del Malo, e dall'altra parte però Duran fa tutto da sola, si eleva, il suo tiro finisce respinto con i piedi dalla Diulgerova, che fa veramente miracoli quest'oggi. Dare sicurezza alle giocatrici, è pronto l'intervento dell'addetto per l'asciugatura
del piano di gioco, 26-18 più 8 Mechanic System. Attenzione, ecco qui il fischio d'inizio di Pietro Hoyerswold, di Pietro Duran. La Costa viene bloccata dietro, resiste Hoyerswold, di Pietro prova il tiro, Hoyerswold attende la Beatrice Pugliara, eccola Hoyerswold dall'altra parte. Nonostante il fallo si alza, ma nel frattempo il Malo è pronto a ripartire. Però che polso della Lain. Bel tiro, Meneghin, visto i precedenti tiri tutti bassi di Lain, è andata a parare bassa con le mani e con i piedi. Lain l'ha vista e ha alzato il tiro. Non è stato facile questo tiro in quella posizione allungata e naturalmente tutto di polso alto. Assolutamente, perché... ma con intelligenza, guardando il portiere e scegliendo la tipologia di tiro. Buon momento degli ospiti, abbiamo visto doppie parate della Lain. Di Pietro interviene in questo momento quando la Mirchichi era in elevazione al tiro, si riparte con un fallo. Attenzione, anche qui si chiede l'asciugatura del parquet quando siamo 27-19, sempre più 8 il divario tra le ragazze della Mechanic System e le guerriere Malo. Tempo di asciugatura e poi si riparte subito con possesso palla da parte della squadra madrilense, e vediamo soprattutto la Mirchichi se riuscirà in questa per superare il muro della Hoyerswold e della Di Pietro, che è notevole, quello naturalmente è una barriera con la Duran, tre figure abbastanza alte che è difficile da superare quando fanno il muro. Mirchichi eleva, fa tutto. Come detto, sì, Mirchichi è l'unica tra le file malanesi a poter... quando fanno il muro. Mirchichi eleva, fa tutto. Di trovare questi tiri da fuori sopra la difesa fisicamente imponente di Oderzo. Evidentemente Diego Menin si è affidato per un possibile recupero soprattutto nei tiri del Duran. Vediamo se dall'altra parte prova a rispondere, doppio passo punito con ripresa del gioco da parte della squadra madrense. Mirchichi dalle fusine cerca di infilarsi, questa volta c'è sfondamento tra la Pugliara e l'Hoyerswold, prontamente fischiata e punita, poteva essere sfruttata in maniera diversa anche perché le guerriere Malo avevano in qualche maniera fatto questa mini rincorsa per cercare di recuperare il risultato, un altro momento buono a parte degli ospiti. Sì, Malo non mollerà fino al 60esimo e proverà ogni occasione per cercare di riavvicinarsi. Chiaro che più passa il tempo più diventa difficile, questi 7-8 gol sembrano essersi un po' stabilizzati. Divario che praticamente ce lo portiamo dall'inizio della ripresa. Hoyerswold cerca di imbeccare la Pugliara che salta e riesce a indovinare il rimpallo del pallone tra la gamba del portiere del Malo e naturalmente il palo si infila, però ancora una volta ci pensa Mirchichi a mantenere il risultato e soprattutto le guerriere Malo in corsa non mollano mai, come hai detto tu, veramente pregevole questo gesto atletico, soprattutto anche l'impostazione del gioco nella ripartenza. Sì, Malo non avendo grandi bocche da fuoco deve giocare sempre in velocità, buona conclusione. E in precedenza, come detto, il portiere di Malo ha commesso un'ingenuità con un tiro con pochissimo angolo di Pugliara e indietreggiata, consentendo quel rimpallo sul primo palo. Se stava ferma probabilmente sul primo palo, anzi sicuramente la palla l'avrebbe colpita. La Losco inganna tutti, riesce a spiazzare con un movimento rapido Pezzuto
E la Duran si infila e abbassa naturalmente il distacco a sole 6 reti come eravamo all'inizio della ripresa. Dunque spera ancora Diego Menin che le sue ragazze riescano a recuperare l'incontro. Colloredo bloccata e a questo punto c'è il rigore a favore della Mechanic System, la numero 15, esattamente la Lain e la Mirchichi hanno chiuso a sandwich la Colloredo e dunque rigore trasformato dalla Turan 29-22. Vorrei sottolineare la prova di Colloredo che è, oltre alla fase realizzativa in seconda fase si fa trovare molto bene nella posizione di pivot e anche in difesa, pur essendo qualche centimetro inferiore alle colleghe di reparto, e con la grinta e l'energia che mette in campo non fa notare questa differenza. Quindi grande prova di Colloredo, a mio avviso la miglior partita di quest'anno. Pallone ricambio, Pugliara, il suo tiro ribattuto dal palo, da quest'altra parte il palo castiga ancora una volta le guerriere Malo. Meneghin ha toccato la palla con grandissima parata. Per cui il tiro della Lain è stato deviato e dunque la Meneghin si salva così con l'aiuto del palo. Mantiene fermo il risultato, Costa esce per far rientrare in campo la Di Pietro, Oye svolta, fa tutto da sola, si sposta, trova lo spazio giusto, però ancora una volta si gioca questi lanci lunghi, la corsa della Maestrello non è sufficiente per trovare l'appuntamento con il pallone, si perde sul fondo e dunque la Mechanic System può tornare a in fase offensiva. Di Pietro, Duran, Oyeswold, questo è il terzetto avanzato, Pizzuto fa movimento doppio pivot, Di Pietro, Oyeswold ancora una volta si infila tra due giocatrici del Malo, questa volta però riesce a occupare e soprattutto trovare il pertugio tra la giocatrice, tra l'estremo difensore del Malo e il palo e dunque infilare il 30-22. Sì, Oyeswold ogni volta che viene chiamata in velocità a ricevere palla diventa molto efficace, quando invece deve costruire da sola il tiro allora va un po' in difficoltà. Ancora Lain. Sì, volevo appunto sottolineare la bravura di questa ragazza che in quella posizione, in quella fascia destra veramente si fa trovare pronta e anche questa volta un bel gesto atletico, è riuscita in qualche maniera a ingannare la pronta uscita della Menekin. Duran da quest'altra parte, il tiro ribattuto dal palo ma poi ci beffamente il pallone finisce sulla gamba del portiere e si infila nella sua rete per il 31-23, 8 reti di scarto. C'è anche un cambio tra le file, Maladensi con Mirchichi dalle fusine, Losco palleggia, ancora le ragazze si affidano alle conclusioni a Mirchichi, vediamo se sarà ancora lei. Lain trova un sottomano debole. Purtroppo per Malo Lain sofferente al ginocchio è dovuta uscire, quindi questo fa perdere a Malo l'unica mancina di ruolo. Adesso forse no, non è in grado di rientrare al momento. Dalle fusine, battuta sola, cerca di ispirare la Young. Ma la difesa della Meccanica riesce ad allontanare per il momento l'insidia della squadra delle Guerriere Malo che ancora torna in possesso in questa fase offensiva. Losco fa tutta da sola, il suo tiro viene alla fine raccolto dal Zeng prima che
finisca sul fondo, rimane palla a favore della squadra locale, però Mirchichi il tiro per cercare la De Zen e viene intercettata dalla Pugliara. E da quest'altra parte miracolo della Djulgerova che blocca. Grande parata da quest'altra parte, però purtroppo il lancio per cercare la sua compagna si perde sul fondo. Sì, è uno dei pochi errori di Colloredo in, davanti al portiere, che ha fatto effettivamente un miracolo. Poi diciamo che adesso si cerca ogni possibilità per trovare un gol che possa riavvicinare, quindi ha forzato un po' un lancio e che è risultato un po' lungo per evitare l'intervento dei difensori di Oderza. Come abbiamo visto nei replay, la rete della Oyeswold e poi questa sfortunata conclusione della Losco ribattuta dal palo, però come abbiamo sottolineato prima c'è stata la manina provvidenziale della Medellin a deviare il tiro insidioso della giocatrice delle Guerriere Malo. Si riprende il gioco, time out chiesto da Cavallaro, siamo a 7 minuti scarsi dal termine e sono 8 le reti che separano le padrone di casa della Mechanic System sulle ospiti delle Guerriere Malo. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, c'è stato un inizio di riprese in cui la squadra ospite ha cercato di riacquantare il risultato, belle azioni, belle finalizzazioni, il Mechanic System è andata un po' in difficoltà, ma alla fine, alla lunga, praticamente lo sforzo fatto ha innescato alcuni errori di troppo che alla fine hanno fatto pesare con il recupero della Mechanic System. È tornata in campo la Laim, ma la si vede sofferente al ginocchio. Bella questo inserimento da parte della Losco, che nessuno se l'aspettava questo suo inserimento su questo lato sinistro. La Mechanic System si è fatta un po' trovare impreparata. Rigore giusto, Marchichi. E Meneghin si supera. Sembrava quasi avesse telefonato, guardate lo tiro di qua. Sì, poi diciamo un tiro a mezza altezza, quindi un pochino più facile da parare nonostante la potenza del tiro. Notavo un piccolo cambio di Oderzo che ha fatto far riposare Duran e inserisce Di Palma all'ala sinistra con Costa a terzino. Subisce fallo la capitano del Malo, la Giorgia dalle Fusine, dunque stava per perdere palla e dunque in quelle condizioni gli arbitri hanno preferito fischiare il fallo. Losco, Mirchichi, dalle Fusine. Difficile superare quel muro della Colloredo e della Oyeswold. Ancora una volta si fa trovare pronta la Beatrice Pugliara. Oyeswold. Peccato con la Di Palma che si è fatta trovare molto bene sia in fase difensiva che in fase offensiva, però purtroppo il tiro, come abbiamo visto, è passato di poco a fianco del palo, per cui sfuma questa azione pregevole della Di Palma. Sì, ha perso l'equilibrio per recuperare un passaggio non perfetto e non è riuscita a ritrovare l'equilibrio per fare un buon tiro, doveva prima ritrovare l'equilibrio e poi concludere, quindi un errore di precipitazione diciamo. Con calma riprende il gioco Di Pietro, passata centrale, Oyeswold, la Costa, Di Palma, gioco come doppio pivot con la Colloredo
marcata, che riceve palla in mezzo alle due ed ecco che deposita in rete. Grande veramente il gesto atletico, come è riuscita a infilarsi tra le due ragazze del Malo. Sì, ha grande rapidità nel girarsi, dote che chiaramente viene sempre richiesta ai pivot, ma Colloredo in questo è letale, veramente, brava. E dobbiamo anche sottolineare il gesto atletico della Meneghin, che con il piedino destro ha allontanato il pallone, sul tiro Meneghin, molto basso della Losco. Meneghin, a volte ci dimentichiamo di lei perché ci abitua a queste cose, e invece giustamente vanno sottolineate. Sì, vale la pena veramente dire come ci sia il peso tra le file del Mechanic System della Barbara Meneghin, perché diventa determinante in certi frangenti dell'incontro. Leonora Costa fa tutto da sola, riesce ad andare al tiro, ma molto centrale e non può far altro che... Altro cambio, entra un'altra giovanissima, sedicenne, Alessandra Paraschiv, che ora gioca terza e terzino sinistro in attacco. Un'altra ragazza del vivaio d'Erzo, che qui ingenuamente perde il taglio del pivot, ma diamole anche un po' di... Serve esperienza. Sì, anche l'emozione per lei credo sia l'esordio in A1 in campo. Non ricordo se è entrata nelle gare precedenti. Mancano 2 minuti esatti al termine e sono 8 le reti. Ormai possiamo dire che la Mechanic System, attenzione, subisce fallo alla Paraschiv. Di Pietro, Oyeswold, Di Pietro, Paraschiv mantiene possesso palla. Paraschiv va al tiro centrale, riparte il Malo. Da quest'altra parte Oyeswold non si fa sorprendere. Cambio anche tra le fila di Malo, con l'esordio di, o comunque con Zambon, che torna dopo un solo rigore nel primo tempo. Ancora Colloredo, non abbiamo segnato i gol il tabellino, ma credo questa sera festeggerà Eleonora un gran risultato personale. Molto brava, come è passata come tra i birilli e ha saltato le giocatrici del Malo per poi andare al tiro. 33-24, si gioca praticamente l'ultimo minuto di questo incontro, il primo incontro della quarta giornata, con Mechanic System sta conducendo di 9 in questo momento. 1 minuto al termine, palla da gestire per le guerriere Malo. De Zen, Campagnolo, De Zen prova ad andare al tiro, si eleva, il suo tiro alto, finisce senza problemi. Di Pietro cercava il lancio lungo, Di Pietro Paraschiv prova a resistere, il suo tiro deviato, viene comunque in qualche maniera recuperato dalla Pugliara. Oyeswold, Paraschiv. Sì, le ragazze stanno cercando di portare al gol Alessandra. E vediamo se sarà possibile. Ora in doppio pivot forse verrà trovata. Niente. Ha cercato la girella la Leonora da quell'angolazione un po' difficile. Losco prova... Da lì non si passa. Bisevac, Jovana. Fischio finale, 33-24, termina così con 9 reti di scarto. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, le guerriere Malo hanno cercato proprio all'inizio della ripresa di recuperare la partita. In qualche maniera avevano dato segnali di ripresa, ma soprattutto avevano dato speranze che poi si sono spente per l'attento lavoro fatto da Cavallaro con le proprie giocatrici, che sono riuscite in qualche maniera a rintuzzare la foga offensiva delle uscite vincitrici, con le giocatrici che sono riuscite a portare a casa il quarto incontro di fila, per cui il Mechanic System a punteggio pieno, in attesa che gli altri incontri
vadano a concludersi. Per quanto riguarda ora la partita, adesso andremo tra poco a effettuare le interviste con i due tecnici, interviste che poi naturalmente avremo modo di riversare e avere a mettere a disposizione dei tifosi. Ultime considerazioni con Andrea Reghellin, come abbiamo detto, un malo che ha cercato di recuperare l'incontro all'inizio della ripresa e non ci è riuscito. Sì, diciamo, allora intanto sostanzialmente, anzi assolutamente il risultato giusto, è costruita la vittoria con un primo tempo cinico e quasi perfetto di Oderzo, che ha costruito quel vantaggio di 8 reti che alla fine ha ben amministrato nel secondo, pur dovendo resistere al tentativo di rimonta di Malo. Malo oggi ha sbagliato un po' più del solito, ma naturalmente avendo di fronte una squadra come Oderzo è una cosa, ci può stare insomma. Non sono forse queste le partite dove Malo cerca i 2 punti, ma saranno altre le gare in cui potranno costruire quella che sarebbe una storica salvezza dopo la storica promozione in A1. Andrea Reghellin, noi ci fermiamo brevemente, facciamo andare in onda un piccolo break pubblicitario e poi torneremo in diretta con le interviste ai due tecnici del Guerriere Malo e naturalmente quelle del Mechanic System con Diego Menin e Alessandro Cavallaro. Rimanete con noi. Post gara, il coach del Guerriere Malo, Diego Menin, buonasera e benvenuto ai nostri microfoni. Allora, partiamo con la prima domanda, un primo commento tecnico su questo incontro. Lei ha fatto di tutto, soprattutto nella ripresa, per recuperare il risultato, grande prova delle sue ragazze, però qualche errore in più vi ha in qualche maniera inficiato il recupero sulla Mechanic System. Sì, la partita sicuramente è stata determinata dalla differenza che abbiamo accumulato nel primo tempo. Abbiamo tentato di rimanere in partita nel secondo, purtroppo non siamo riusciti ad avvicinarci più di meno 6. Direi che le ragazze si sono impegnate, sappiamo qual è la differenza fra le due squadre, soprattutto della qualità delle giocatrici, ma non sono stato scontento delle mie atlete. Potevamo probabilmente perdere meno palloni nelle situazioni di seconda fase, nelle situazioni di attacco in movimento, però è stato un buon inizio per le prossime gare. Abbiamo un mese molto complicato in questo ottobre, ancora una partita con Erice la settimana prossima e poi abbiamo Nuoro. Quindi ritengo che comunque sia stata una gara positiva, perché potevamo finire con un grosso scarto, invece le ragazze sono riuscite a mantenere la differenza che più o meno c'era a fine primo tempo e quindi a dare una buona risposta rispetto a quello che era stato richiesto negli spogliatoi. In
più occasioni durante la nostra telecronaca abbiamo avuto modo di sottolineare la bravura e la qualità delle ragazze, soprattutto più giovani, la scuola delle Guerriere Malo che cresce, mette in risalto i giovani talenti, veramente può essere in qualche maniera anche soddisfatto per quello che praticamente sta crescendo in quel di Malo. Sì, la nostra squadra è molto giovane, un'età media molto giovane, a parte Savica, la straniera, e Erika, che ha giocato al terzino destro fuori mano oggi. E, abbiamo provato a inserire un po' tutte, anche per dare qualche minuto importante. Stiamo lavorando con le squadre giovanili e contiamo di pian piano riuscire a farle entrare in questa categoria che comunque è molto impegnativa per loro, ma siamo fiduciosi, lavoriamo. Lei ci ha appena accennato il Tour de Force che le aspetta, il primo fra tutti l'arrivo di Erice nel prossimo turno, nella quinta giornata, saranno vostre ospiti, per cui già da questa sera preparerà l'incontro che sicuramente è molto importante, visto che Erice arriva con una squadra molto agguerrita. Sì, sappiamo delle ambizioni di Erice, noi comunque giochiamo in casa e cercheremo di fare il massimo per farci trovare pronti. In settimana aggiusteremo alcune cose che hanno fatto un po' fatica oggi, anche se non sono molto scontento della difesa. Dobbiamo sicuramente migliorare in attacco, dove possiamo arrivare a uno score più alto e quindi poter giocarci la partita per vincere. Grazie a Diego Menin, grazie per la sua gentilezza, naturalmente un buon rientro e buona serata. Buona serata. Tra qualche secondo avremo Alessandro Cavallaro che andiamo subito a cercare, piccolo break, arriviamo subito con Alessandro Cavallaro. Eccoti qua, perfetta. Però parla forte. In attesa di Alessandro Cavallaro, noi approfittiamo perché ai nostri microfoni abbiamo con noi la vice capitano Erika Losco. Una grande prestazione la vostra, ti abbiamo vista combattere soprattutto tra le file della difesa Mechanic System, sei stata più volte quel cursore che sei riuscita a infilarti in mezzo, non è stato facile naturalmente gestire una partita del genere. No, sicuramente sapevamo che era una partita impegnativa, c'è grossa differenza tecnica e fisica tra le due squadre, noi siamo una squadra giovane e con poca esperienza di A1, solo alcune ragazze hanno esperienza e in campo si è vista tutta questa diversità. Ovvio che le più anziane cercano di fare qualcosa in più per cercare di insegnare, contro Derzo c'è troppa differenza tecnica e fisicità. No. Erika, abbiamo sottolineato che col vostro coach l'inizio della ripresa è stato molto importante, proprio questo segnale con cui le Guerriere Malo hanno cercato di dare vita nuovamente all'incontro, c'era questo scarto di 8 reti tra primo e secondo tempo, siete ripartite veramente con gran carriera e sembrava quasi eravate in grado quasi di recuperare l'incontro. C'è stato un momento all'inizio del secondo tempo che abbiamo fatto delle belle giocate, purtroppo degli errori di imprecisione in difesa da parte nostra con ragazze più esperte, di 2 minuti presi più di una volta, abbiamo giocato spesso in inferiorità numerica e ci ha spezzato le gambe e l'Oderzo ha ripreso. Quella doppia esclusione vi ha spezzato un po' le gambe perché eravate proprio nel momento proprio di massimo impegno fisico. Contro una squadra così giocare in 4 in campo o in 5 è veramente difficile e ovviamente non siamo più riusciti a recuperare. Ogni piccolo errore si paga pesantemente con squadre di questo calibro. Chiaramente quest'anno è il primo anno che avete così testato la Serie A Beretta, però in passato mi sembra tu abbia già avuto modo di testare questa massima serie. Sì, io ho giocato per alcuni anni, giocavo col Mestrino, sono la veterana, dicono, del gruppo e cerco di dare una mano. Con le ragazze siamo in poche, l'unica che ha giocato sì in Serie A, penso, insieme alla straniera. E cosa ti aspetti sabato prossimo che arrivano le siciliane dell'Erice? Sarà una partita difficile, l'Erice ha ottime giocatrici, con molta esperienza, noi siamo ancora giovani, stiamo cercando di imparare, ogni partita ci fa esperienza e cerchiamo di migliorare. Speriamo di giocarcela, però non le conosco molto bene come squadra, sarà sicuramente difficile.
Grazie Erika Losco, grazie e buon rientro. E chiamiamo Alessandro Cavallaro per concludere questa nostra tornata di interviste da quella del Palamasotti. Vediamo un attimo di velocizzare i tempi e di occupare lo spazio a lui assegnato. Può togliere anche la mascherina, altrimenti non siamo in grado di sentire quello che ci dice. Grazie, molto gentile. Alessandro Cavallaro. Non sentire la mia voce. Allora, Alessandro Cavallaro, un veloce commento per questo quarto risultato di fila, quarta vittoria, punteggio pieno a Mechanic System. Le guerriere Malo vi hanno impensierito, soprattutto quando sembrava l'incontro fosse nelle vostre mani, invece nella ripresa vi hanno messo un po' all'angolo, poi alla distanza siete riusciti a recuperare l'incontro. Eh sì, era quello che avevo detto alle mie ragazze, da lunedì, dall'inizio settimana abbiamo preparato la partita, soprattutto tatticamente, su come gioca il Malo, siamo state brave in molti frangenti, però dobbiamo lavorare ancora molto di più di testa, perché dobbiamo capire che ogni partita è una partita a sé stante e non è detto che una squadra neopromossa può fare risultato in qualsiasi campo. Ci siamo rilassati in alcuni frangenti della gara, però abbiamo visto che avendo portato, diciamo, il risultato, diciamo, più 8, più 7, più 9, anche ho potuto far giocare anche le ragazze, le piccoline, che si allenano con tanta professionalità. Diciamo che quello che abbiamo visto questa sera, abbiamo visto grande individualità, grande personalità. Meneghin chiaramente tra i pali, molto spesso ce ne dimentichiamo di lei, ma è veramente una sicurezza. Dall'altra parte, come pivot, la Coloredo sta facendo grandi cose in quest'anno. Sì, devo dire che con il presidente abbiamo già un paio d'anni che avevamo visto questo giocatore. Adesso è arrivato il momento di portarla qui e farla giocare nella massima serie, e poi il capitano è sempre una conferma. Ritornando al nostro pivot, è una sicurezza enorme, anche non solo in attacco ma soprattutto anche in difesa. Parliamo subito del prossimo incontro, quinta giornata, c'è forse il match clou di questo girone d'andata per il momento, perché a punteggio pieno si troveranno a Salerno, Yomi Salerno e Mechanic System. Tutto questo lo stai preparando già da tempo, questo match? Sì, adesso archiviamo subito questa partita e ci tuffiamo direttamente sulla prossima gara, che è la partita che ha caratterizzato forse il campionato di Serie A1 degli ultimi 3-4 anni. Con Salerno è sempre una grandissima partita, loro sono una squadra che è da anni detta legge in Italia, ma noi più di una volta siamo riusciti a mettergli il bastone tra le ruote e ci proveremo anche quest'anno. Perfetto, io ti ringrazio, grazie a Alessandro Cavallaro, ricordo il risultato 33-24, questo è il risultato con cui la Mechanic System ha battuto nella quarta giornata le Guerriere Malo, grazie dell'attenzione e a voi tutti, buona serata. Buonasera.